nel tuo allestimento nel Caffè Florian. E la domanda che viene, anche perché ho sentito questa atmosfera, che l'artista in tutta la Biennale e anche da altre persone che abbiamo intervistato si stanno molto più avvicinando alla realtà e iniziano a affrontare proprio quello che succede nel mondo, la libertà, come dice il tuo filosofo che hai citato. E quindi secondo te sei d'accordo su questo nuovo stile, diciamo? Beh sì, assolutamente, poi ognuno lo affronta con i suoi strumenti. Io sono un disegnatore e quindi qua al Caffè Florian, pre 54esima Biennale di Venezia, ho realizzato questo bosco, questa foresta disegnata a matita, e all'interno di questa foresta ci stanno intagliate centinaia di libellule. La libellula la uso come un simbolo di libertà individuale, perché un insetto si muove molto velocemente in varie direzioni. Ecco, l'insetto che ha una vita abbastanza breve, quindi c'è questa idea di fragilità legata al concetto di libertà. E poi in uno di questi pennelli c'è una citazione di una poesia del 1926 di Khalil Gibran, che era un poeta libanese che poi ha vissuto negli Stati Uniti. In questa poesia praticamente il poeta dice: sì, ok, questo grande desiderio di libertà individuale, che poi è quello che stanno chiedendo ora in Nord Africa, però badate bene, prima di detronizzare il tiranno, badate bene di cancellare il trono eretto dentro di voi. E quindi questo è molto interessante, mi interessava proprio questo momento fra il passaggio di una richiesta di libertà individuale che c'è quando esiste un despota, un tiranno al potere, e poi quando questo tiranno non c'è più perché è stato detronizzato, diventa più complicato. Cioè questa idea di libertà, che prima era un'idea molto chiara, una volta non c'è più l'antagonista, diventa più complessa perché deve diventare libertà collettiva, cioè un'organizzazione sociale che ti porta verso un ideale di libertà più alto. Ma quindi una sorta di adolescenza, passare dal desiderio di libertà con i tuoi genitori e poi crearsi una libertà propria, strutturata però. Sì, beh, questo è Freud, nel senso che una volta ucciso il padre, metaforicamente, e poi bisogna creare la propria la propria struttura, e quello è sempre più difficile. È più difficile. Però ci vuole. Ma mi dicevamo che la libellula è anche un animale molto predatore. Assolutamente. Quindi l'hai scelto anche... Sì, assolutamente. E poi mi interessava questa idea di libertà individuale, quindi sei come sdraiato in un bosco e hai tutte queste libellule che ti volano in tutte le direzioni sopra la testa, e questo è come un momento di libertà individuale portato al massimo, diciamo. Quindi l'arte come libertà, come dicono anche i gelatin? L'arte, io non creo dei manifesti, diciamo che studio in questo caso il tema della libertà attraverso il mio lavoro. Va bene, grazie mille Pietro. Allora Andrea Formilli Fendi, il padrone di casa del Florian, so che da 25 anni state sponsorizzando questi artisti all'interno per allestire delle stanze del Florian, no? Sì, noi siamo in realtà il Florian da 25 anni, noi siamo una nuova realtà che è subentrata 3 anni fa, neanche 2 anni e mezzo fa, con altri 3 soci. Mio fratello e il dottor Paolini, amministratore delegato, e il dottor Cremona, e abbiamo deciso di cominciare a sviluppare poi in maniera un pochettino più aggressiva, specialmente sugli artisti contemporanei, anche fuori da Venezia, e abbiamo anche cominciato a esportare Florian in giro per il mondo. Cioè, attualmente abbiamo aperto Abu Dhabi, a Dubai, da Harrods a Londra, e stiamo adesso valutando altre possibilità nei paesi arabi. E volete portare artisti italiani anche in questi posti? Assolutamente, ottima idea. Il nostro interesse è portare, anche che Florian acquista sempre le opere dei nostri clienti artisti, e vorremmo portare tutte le nostre opere che abbiamo preso dall'88 a oggi e farle vedere all'interno di un caffè stile arte, più stile che arte. Tipicamente italiano. Assolutamente sì. E adesso la domanda è dopo, è perché Pietro Ruffo? Pietro, perché è una lunga storia. Pietro, ai miei inizi con l'amore dell'arte ho conosciuto Pietro, casualmente. Sì, e sei collezionista, no? Sì, sì, è il momento in cui cominciavo a collezionare, e ho conosciuto Pietro ed è stato veramente un colpo ferale da parte sua, perché è una persona squisita, incredibile, sì, profondissima, con dei pensieri, con dei... veramente fuori dalla norma. Lui quando fa un'opera non la fa mai in maniera banale, tanto per farla, ma c'ha veramente uno
studio che gli viene dall'interno del suo cuore. Filosofico molto, molto e sociale, mi pare. Assolutamente sì. E mi ha colpito subito, infatti penso di essere uno dei forse più grossi collezionisti di Pietro. Complimenti. Perché comunque ho parecchie opere sue, anche abbastanza datate, e siamo sempre rimasti in grandissimi rapporti, perciò la prima opportunità che ho avuto di spazio libero per la nostra temporanea l'ho voluto dedicare subito a Pietro e lui l'ha accolta in maniera entusiasta. Benissimo. È nato poi ho tutto un bellissimo lavoro che sta già riscuotendo un gran successo. Fatto. Quindi ti ringraziamo e congratulazioni per la tua intenzione così di padroneggiare l'arte italiana che ne ha bisogno. Grazie a voi. Grazie a te, arrivederci. Grazie a te.